Oggi vi voglio parlare della scelta del cerchio, meglio il 15 o il 16. È la domanda che ci si pone quando si va a comprare un camper oppure quando magari decidiamo di cambiare i pneumatici e magari mettere anche un cerchio in lega e quindi passare alla misura anche diversa. Il Ducato esce di serie con i 15. A volte può anche montare i 16 al libretto, da controllare le diciture sul libretto se sono riportati. Comunque, anche se non ci fossero, possiamo fare tramite nulla osta la richiesta. Perché è così particolare nel Ducato? Solitamente quando si aumenta la dimensione del cerchio si compensa abbassando la spalla del pneumatico, quindi il bordo del pneumatico diventa più basso. Nel Ducato invece, quando cambiamo da 15 a 16, avviene una cosa ben diversa. Aumentiamo il cerchio di un pollice, aumentiamo la larghezza ed aumentiamo pure la spalla. Questo ci porta ad avere un pneumatico molto più grosso e consente pro e contro. Le due misure in ballo sono il 215-70R15 ed il 225-75R16. Tutto questo ci porta ad avere una spalla del pneumatico più alta di un 5% rispetto alla larghezza, che anche quella è un centimetro più larga. E in più abbiamo anche un cerchio con un pollice in più di diametro. Quindi sono 2,54 cm di differenza. Tutto questo insieme ci porta ad avere un camper che si rialza da terra di 3 cm. Non sono pochi e non sono tanti. Questi 3 cm cambiano un pochettino il baricentro, che lo fanno diventare più alto e quindi è ancora più alto il camper. Però ci consentono di avere un'altezza da terra maggiore e ci consentono magari di montare e scendere da un traghetto senza strusciare il culo. È una cosa ben positiva. Soprattutto avremo un rotolamento, quindi la circonferenza del pneumatico, che è 19 cm in più. 19 cm, quindi ogni volta che compio un giro pneumatico, con il 15 facciamo 2,14 m, con il 16 facciamo 2,33 m. 19 cm di differenza, e questi sono molto importanti. Cosa abbiamo a favore? Certamente abbiamo l'estetica. Un cerchio di 16 rispetto al cerchio di 15 è molto più piacevole all'occhio. E poi anche il pneumatico, che è più grosso, riesce a riempire meglio l'arco del passaruota ed è nel complesso dà tutto un altro aspetto al veicolo. Avremo i 3 cm, come ho già detto, di altezza in più da terra e quindi ci aiuteranno nei vari passaggi a non strusciare la parte posteriore. Avremo un'impronta a terra superiore del pneumatico. Questo è dovuto alla larghezza maggiore, al rotolamento maggiore, e quindi questo ci darà più trazione, più frenata e più tenuta di strada, chiaramente. Un rotolamento maggiore ci consentirà anche di avere marce più lunghe. Questo ci permetterà di viaggiare alla stessa velocità, ma con dei giri motore inferiori. Quindi questo ci consentirà di avere anche un minor rumore all'interno del veicolo, dato che il motore, girando meno, è meno rumorosa. Otterremo anche più comfort, perché chiaramente una spalla più alta del pneumatico ci consente di sentire meno l'asperità del terreno, quindi quando prenderemo buche saranno molto meno percettibili. Sempre il rotolamento maggiore ci consentirà di avere un pneumatico che ruota di meno per fare lo stesso percorso. Per esempio, in un chilometro il pneumatico ruoterà tante volte. Con il 15, scusate, me lo leggo perché non me lo ricordo, sono 467 giri, mentre con il 16, che ha un rotolamento maggiore, sono solo 429. Beh, non sono tanti, sono solo 38 giri di differenza. Però prendiamo caso di un viaggio autostradale, ci facciamo una tratta di 300 km, una tratta normale, autostrada, velocità costante, 300 km, ce le tiriamo tutti. Quando arriviamo ai 300 km, abbiamo fatto 11.000 giri in meno del pneumatico. Cosa vuol dire questo qui? Che ha girato 11.000 volte meno. 11.000 volte meno vuol dire un surriscaldamento inferiore. Un surriscaldamento inferiore vuol dire avere un pericolo di scoppio molto più basso. Quindi è una cosa molto positiva, perché il pneumatico di 16 si surriscalda molto molto di meno. Ora ci sono anche i lati negativi, chiaramente. I lati negativi quali sono?
Visto che le braccia si sono allungate, avremo un calo della potenza, perché chiaramente una marcia più lunga ci fa sentire meno prestante il motore. Avremo un leggero aumento dei consumi, vista la maggiore impronta a terra, quindi crea più resistenza a rotolare il pneumatico. La cosa però si compensa abbastanza perché nei viaggi lunghi, quando noi teniamo un regime costante, magari autostradale, nei viaggi, classico viaggio autostradale come si suol dire, i giri del motore saranno più bassi e quindi questo ci consentirà di risparmiare leggermente e la cosa, diciamo, si compensa quasi totalmente. Avremo una minor sensibilità dello sterzo perché il pneumatico è molto più alto, quindi il tempo di risposta è un po' più lungo. Quando ce ne accorgeremo? Ce ne accorgeremo soprattutto nelle strade di montagna, dove il susseguirsi delle curve ci accorgeremo che dovremo dare un pochino più di agio sullo sterzo per fare le stesse curve. È una cosa molto piccola, però un po' si sente questo. La nota negativa chiaramente è il prezzo. Il pneumatico di 16 costa di più che del pneumatico di 15. Costa 35 euro in più a pneumatico, circa di media. Cosa vuol dire? Che sul treno intero di gomme, le classiche 4 gomme, dovremo pagare circa 140 euro in più. E questa è una cosa che toglierli dal portafoglio un po' scoccia. Vale la pena? Sicuramente sì. Penso che siano soldi ben spesi. Soprattutto una cosa, il pericolo di scoppio, che è molto molto inferiore. Questo mi dà una grande sicurezza in più e mi fa dire che sono soldi veramente ben spesi, perché la sicurezza è veramente superiore. Ciao per ora!